Ne abbiamo parlato nelle ultime settimane. Vi ricordate che al Salone di Torino erano state fatte 8 proposte particolari da 8 carrozzieri o da 8 studi diversi? Bene, per terminare la nostra puntata di questa sera vediamo da vicino uno di questi prototipi, quello realizzato da Idea Institute. Grigua, che in dialetto genovese significa lucertola, e da qualche mese a questa parte anche il nome di una veneristica city car che, realizzata dalla Idea Institute e presentata per la prima volta al pubblico in occasione del recente salone automobilistico di Torino, sfrutta il pianale e la motorizzazione della nuova Fiat 500. Monovolume dagli ingombri estremamente contenuti, l'originale utilitaria progettata dalla Idea si distingue per una linea molto arrotondata e per le originali portiere lenticolari, spezzate da una vistosa traversa cuneiforme che, oltre a svolgere una pura funzione estetica, rappresenta un elemento di protezione per gli occupanti in caso di urto laterale. Sviluppata partendo dal presupposto di ospitare al meglio 3 persone ed i relativi bagagli, la Grigua dispone di un ampio e luminoso abitacolo in cui non passa certo inosservata la particolare disposizione a freccia dei sedili, con quello centrale avanzato riservato al guidatore. In assenza di una vera plancia, gli strumenti sono collocati in corrispondenza dei montanti del parabrezza a ridosso dei gruppi ottici e costituiscono con questi ultimi un unico sottogruppo facilmente visibile anche dai passeggeri. Anche se probabilmente non la vedremo mai circolare per le vie delle nostre città, la Grigua rappresenta per le sue originali soluzioni un'ottima base di partenza per sviluppare in un futuro ormai prossimo quelle che saranno le utilitarie del XXI secolo. L'ottima accoglienza riservatale dai numerosi visitatori del 64esimo Salone Automobilistico di Torino ne sono la migliore conferma. Grazie alla particolare struttura della sua piattaforma, la Grigua si presta ottimamente anche ad essere trasformata, con la semplice aggiunta di alcuni particolari, in una serie di accattivanti versioni alternative. Con poche modifiche, l'originale prototipo della Idea Institute diventa infatti un funzionale veicolo per il tempo libero, un taxi ultramoderno, oppure un aggressivo mezzo off-road in grado di superare, grazie alle 4 ruote motrici, anche i passaggi più impegnativi.